perché Facebook costituisce un'enorme opportunità per chi lavora nell'immobiliare. Ciao, io sono Francesco Bersani e sono il fondatore di Web Marketing Immobiliare e in questo video ti parlo dei vantaggi, delle opportunità che questa piattaforma oggi offre a chi lavora nell'ambito immobiliare. Allora, partiamo col dire che si tratta del social network innegabile, il social network più grande al mondo. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che i tuoi clienti sono sicuramente lì dentro, non è un social di nicchia, quindi ci sono praticamente tutti su Facebook non solo sono registrati, ma le persone vanno su Facebook ogni giorno, quindi passano svariate ore ogni giorno su questo social network, e quindi questo ti permette di comunicare con loro senza muoverti dal tuo ufficio. E in questo tempo, in questo periodo di incertezza, sicuramente questa è un'opportunità da cogliere, perché quando non puoi uscire di casa, quando non puoi ricevere persone nel tuo ufficio, poterlo fare grazie ad una piattaforma esterna dove sono convogliate tutte le persone è un'opportunità sicuramente da cogliere e da tenere in considerazione, sperando che non ci siano nuovi lockdown. Lo speriamo, ma dobbiamo comunque prepararci per il peggio. Facebook poi che cos'altro ha di vantaggioso? Che ti offre tutti gli strumenti per comunicare, quindi ti dà a disposizione ad esempio le pagine aziendali, che a loro volta hanno una serie di funzionalità che ti permettono di comunicare e fare marketing, quindi ti permettono di vedere l'efficacia dei tuoi contenuti, ti permettono di vedere quante volte vengono visti, commentati, condivisi, e quindi hai la possibilità di misurare cosa succede. Poi che cosa ti permette di fare Facebook? Ti permette di costruire un brand, e questo è collegato al video precedente in cui parlavo della necessità di comunicare su Facebook e non solo sponsorizzare e spingere gli immobili da vendere, quindi comunicare e creare contenuti utili, perché questo ti aiuta ad acquisire maggiore autorevolezza ed acquisire e costruire il tuo brand. Più è forte il tuo brand, più percentuale di incarichi ottieni, più percentuale di vendite fai. Questo è innegabile. Poi che cosa ti permette di fare Facebook? Ti permette di costruire un qualcosa di tuo, perché sarebbe errato, sbagliato basare tutto su una piattaforma esterna, perché questo l'ho detto mille volte, Facebook in qualsiasi momento potrebbe decidere di chiuderti l'account, di chiuderti la pagina, quindi devi comunque cercare da un lato di sfruttare la piattaforma, da un lato costruire qualcosa di tuo, costruire qualcosa che se cade Facebook tu comunque non è che non ricevi, non puoi più comunicare con i tuoi clienti, non puoi più fare branding, non puoi più sponsorizzare le tue inserzioni. Questo sarebbe un errore. E ti permette quindi di costruire la tua mailing list, quindi di costruire il tuo pubblico. Tu puoi, attraverso i contenuti che vai a pubblicare, le sponsorizzate che vai a fare, fai iscrivere le persone alla tua newsletter. Una volta che sono entrate nella tua newsletter, tu hai la possibilità di continuare a comunicare con queste persone in modo gratuito, bypassando l'algoritmo, perché lo sappiamo benissimo che Facebook, se hai 1000 fan, quando scrivi un post non lo farà mai vedere a tutti quanti i 1000 fan, perché vuole che tu metti i soldini per farlo vedere a tutti i fan. Quindi è un mito questo, no? Vabbè, lo sappiamo tutti che succede così, e le cose peggiorano sempre di più. Sono in rari casi eccezionali di viralità, allora un post addirittura viene visto non solo dai fan ma anche da altre persone, ma questa non è la normalità. Se vuoi essere visto da tutti devi mettere mano al portafoglio, ci ho fatto un video su questo, quindi devi cercare di sfruttare il traffico di Facebook e dirottarlo anche sulla tua piattaforma, che può essere il tuo sito web, la tua newsletter, il tuo blog, insomma su altri canali social.
e poi ovviamente ti permette di promuovere i tuoi prodotti. Questo non è che non lo puoi fare. L'errore che io denuncio spesso è che se fai solo quello non stai sfruttando tutte le opportunità che Facebook ti offre. Quindi se pensi ad usare Facebook come un altro portale immobiliare, non lo stai sfruttando nel migliore dei modi. Prossimo video ti parlo di come sponsorizzare un immobile su Facebook. Questa è una cosa che sicuramente ti interessa, magari non tutti creeranno contenuti, sicuramente tutti vorranno sponsorizzare i loro immobili, e nel prossimo video ti parlo proprio di questo e ti spiego come puoi sponsorizzare in modo efficace, promuovere in modo efficace un tuo immobile su Facebook. Quindi se ancora non ti sei iscritto al canale, fallo adesso, metti un mi piace, lasciami un commento, fai qualcosa, insomma, e ci vediamo nel prossimo video dove ti spiego come sponsorizzare un immobile su Facebook. Ciao!